Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione di Parma Venezia. Tra poco le parole del nostro allenatore Fabio Pecchia. Cominciamo con le prime domande dal collega di TV Parma, Marco Balestrazzi. Buongiorno mister. Buongiorno. È bello giocare queste partite così importanti, no? C'è voglia, oltre che per riscattare l'ultima, ma a prescindere dall'ultima, c'è voglia di una grande partita per il campionato di Serie B. Sì, c'è voglia e... arriva anche forse al momento giusto, no? Affrontiamo quella che è, a mio avviso, una delle migliori squadre del campionato, quindi ci sarà credo anche un bell'ambiente, e questo sentire il rumors un po' del movimento, c'è grande attesa e bene. Le chiedo un aggiornamento, come stanno chi non avrà disposizione, e nello specifico le chiedo come sta Charpentier. No, tutti recuperati, a parte Ansaldi che insomma è un po' più lunga, poi il resto insomma anche Enrico del Prato e Sharp sono recuperati e quindi sono del gruppo. Francesca De Vincenzi, Parma Press 24. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Io ti chiedo invece come sta la squadra dal punto di vista mentale. Sicuramente è stata una sconfitta inattesa e anche brutta per le modalità in cui è arrivato. Come si lavora per cancellarla? Ma io ve l'ho sempre detto, non c'è una sconfitta bella. Quindi ormai quella che è stata una sconfitta. E così come dicevo nel post-gara, va tenuta stretta perché può essere un grande monito per tutti, per noi, e, però ci siamo preparati bene, la squadra ha lavorato, ma in proiezione di Venezia, in proiezione di quello che dobbiamo fare domani, in proiezione di quello che bisogna fare sia dal punto di vista tecnico, tattico, ma soprattutto dal punto di vista di energia mentale, quindi tutti proiettati alla partita di domani. All'andata, che poi era ottobre perché così col campionato sparpagliato non è neanche così tanto tempo fa, era stata una partita un pochettino strana, eravate forse partiti un po' male, poi alla fine l'avevate quasi rimediata, forse fosse durata un po' di più, arrivava il pareggio. Domani invece che partita ti aspetti, che Venezia ti aspetti? Beh, in quell'occasione forse ci fu anche non una sorpresa, ma anche per loro un cambio con le due punte, con 4-4-2, era un momento in cui anche il Venezia stava cercando un'identità, una stabilità. Adesso mi sembra un po' più lineare la situazione, una partita dove tra ritmo, intensità, qualità, questo è evidente, perché una squadra verrà qui con voglia di giocare, di giocarsela con giocatori che hanno una giusta esperienza, hanno insomma nel reparto offensivo giocatori che hanno struttura e vengono accompagnati anche da due centrocampisti di qualità. Quindi è una squadra costruita e con l'obiettivo chiaro, quindi insomma quello di competere per la promozione. Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Mi sposto un attimo da Parma a Venezia. Che impressione ti ha fatto? Mio personale, è la prima volta in carriera non parlare di mercato durante una sessione di mercato. C'è sempre la prima volta. C'è sempre tutto, la prima volta. Quindi questo è... E come giudichi soprattutto il mercato delle altre a questo punto? Ma guardate, sul mercato delle altre, insomma, uno lo parla un po' quasi da bar, no? Perché sono considerazioni che uno fa dall'esterno e da dentro quando uno fa sempre fatica a capire quello che succede dalle altre parti. Ma questo io ve l'ho detto dopo Genova, dopo la partita di Alla Samp, e ve lo dico adesso ancora con più forza, ancora con più convinzione. È una strategia, è una scelta del club condivisa totalmente dal sottoscritto, perché continuiamo ad avere fiducia nel gruppo, in ciascun ragazzo, e quindi poco da aggiungere, poco altro. Non mi sembra... io sono felice che sia terminato, ma non perché poteva ancora creare qualche situazione, ma lo dico ancora con più forza oggi, perché ho grandissima fiducia nel gruppo, in tutti i ragazzi, anche quelli che sono più indietro, quindi poco altro da aggiungere. Invece torniamo a Parma-Venezia.
nelle ultime due partite, al di là delle sostituzioni obbligate da infortuni, praticamente avevi confermato la stessa formazione. Ho visto che con la Cremonese anche verso il finale di stagione tendevi a proporre quasi sempre gli stessi 11. È un cammino anche questo, oppure è stato un caso, potrebbe essere così anche domani? Sinceramente non mi ricordo quello che è successo a Cremona, penso e sono proiettato a quello che è qui con i ragazzi. È capitato che sia stata insomma riproposta la stessa formazione a Modena, può succedere anche domani, ma non, quello che succederà sinceramente non lo so, sono solo convinto di avere a disposizione un gruppo valido, competitivo e di volta in volta li sceglierò. Quindi mantenendo fede a quello che deve essere il nostro stile, la nostra identità, una squadra che ha voglia di giocare, e lo sottolineo adesso, con la leggerezza di una squadra, è quello che ci ha portato fino adesso, con la leggerezza deve riguardare il nostro atteggiamento sul campo, una leggerezza intorno alla squadra, e questo deve essere. Giocheranno sempre gli stessi, non lo so chi scenderà, ma voglio 23, 24, 25, tutti i ragazzi con la stessa identità. Giancarlo Ceci, stadiotardini.it. Buongiorno. Buongiorno. Ti preoccupa, impensierisce, più il calo di rendimento e le infelici imprestazioni individuali di Modena? Oppure, ecco, questa è l'alternativa. Il fatto che, a parte la bravura degli avversari, non hanno funzionato collegamenti, schemi offensivi, e in particolare questo ha così un pochino minato la compattezza della squadra, è mancata anche la protezione della difesa. Beh, analizzare la partita ormai, già ve l'ho detto, è stata analizzata e quello non dà alcun vantaggio o svantaggio sulla partita di domani, così quello che dicevo precedentemente, è una partita totalmente diversa, una settimana nuova, quello è una prestazione sottotono, ma è stata già sottolineata a più riprese, noi dobbiamo pensare alla prestazione di domani. Quindi spero che di vedere un'altra prestazione dei tuoi giocatori a livello soprattutto individuale, ma parliamo del Venezia, che è forte soprattutto in attacco, diciamo da metà campo in su, insomma. Ha giocato con due punte fisse e due esterni d'attacco centrocampisti che vengono e convergono verso il centro. Uno in particolare, questo Johansson, che adesso è stato ceduto un po' a sorpresa alla Cremonese. All'andata Vanoli ha giocato 4-4-2. Poi dopo la partita che ha giocato a Parma, per sempre ha schierato un 4-3-3. Nell'ultima invece è ritornato al 4-4-2. Ecco, ti sembra che sarà ancora così, in particolare visto che le due punte, una è Iampalo, che sottolineo io, non sembra in grande forma perché l'ultima volta l'hanno sostituito. Ma che dire, è abbastanza stata definita bene la squadra, perché con due esterni che accompagnano l'azione, hanno qualità in mezzo al campo, con due giocatori, con Busi e Tesman, che sono ben assortiti, e davanti con le due punte si possono trovare due prime punte con struttura, oppure con Poniampalo e Pierini, ha delle alternative, c'è ancora Olivieri dentro, quindi al di là della partenza di Janssen la squadra è definita, è chiara e con una buona struttura, anzi con una grande struttura fisica, quindi è una partita contro una squadra di spessore, una squadra che, ripeto, ribadisco, ma è questo insomma che punterà e che ha puntato sin dall'inizio per la promozione. Lorenzo Fava, Sport Parma. Mister, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Parma e Venezia hanno dei cammini piuttosto simili nell'ultimo anno, anno e mezzo, con un avvio un po' complicato e poi una bella risalita, un bel percorso di crescita che hanno fatto anche i calciatori stranieri. Queste sono le due squadre che parlano più lingue, no? Del campionato di Serie B, che è sempre stato il campionato degli italiani. Ovviamente trovano anche i gol da giocatori stranieri. Il Parma ne ha trovati 36 e il Venezia 31. Che però valgono qualche punto in più in classifica.
Le chiedo qual è il giocatore del Parma che in questo percorso di ambientamento, se mi vuole fare un nome, le ha dimostrato maggiore crescita in questi mesi? Ma non, sinceramente non ce n'è uno, è di una un'evoluzione un po' collettiva di tutto il gruppo. Poi ci sono i momenti un po' più performanti per qualcuno, momenti un po' sottotono per altri, ma questo fa parte della, insomma, sono discorsi abbastanza normali. Però non mi sento di dire di un giocatore in particolare, io credo invece che sia proprio tutto il gruppo che ha avuto un'evoluzione, un cammino, una traiettoria abbastanza come dire, crescente, e questo poi nei giovani, anche quando c'è tutto il gruppo che cresce in questo modo, viene aiutato la crescita individuale. Quindi questo Parma, faccio due domande in una, è cresciuto abbastanza in questi mesi di gruppo per essere maturo, per stare là in alto e per sopperire anche alle defiance che possono esserci dopo una sconfitta? E poi le chiedo quale delle altre squadre, so che lei mi dirà guardiamo noi stessi, però il mercato ha cambiato tanto anche il volto alle concorrenti per la promozione diretta. Ma guarda, andiamo per ordine sulle domande, ma sul discorso del mercato, tante, secondo me, tante operazioni ancora non le conosco. Io posso dire che sul Venezia, a parte la partenza di Janssen, la squadra è quella abbastanza definita. Quindi posso dire, posso parlare solo del Venezia, delle altre non lo so, perché probabilmente qualche operazione mi sfugge e potrei essere poco preciso. Sull'evoluzione della squadra, la squadra deve continuare a lavorare, deve continuare a credere nel proprio potenziale, deve continuare, e domani la voglio ancora di più, una maggiore convinzione nel potenziale di ognuno di loro, ma nel potenziale collettivo di quello che dobbiamo fare, di quello che sappiamo fare, e mostrarlo con forza e non andare oltre. Andare oltre troppi, cioè, discorsi di quello che può succedere, di quello che può andare. Per me il discorso è di per la partita di domani, sui 90 minuti, 100 minuti, quelli che sono, fatti come li sappiamo fare. Vincenzo Bellino, Pianeta Serie B. Mister, buongiorno. E ben trovato. So che difficilmente ci svelerà la formazione di domani, però le faccio una domanda su un calciatore che fino a qualche mese fa c'erano molte voci attorno a questo giocatore, sembrava che dovesse partire, invece lei lo ha reintegrato in rosa. Potrebbe essere domani l'occasione per Cyprien di partire titolare, visti, diciamo, le prestazioni altalenanti di Somma ed Hernani? Ma non altalenanti, quando parlo non può essere il momento un po' più di uno, un po' più performante un altro. Willy sta molto bene, anche lui ha lavorato bene, e può essere sicuramente una scelta, un'opzione, però anche su Simon, perché parlare di altalenanti, io credo che Simon a Genova abbia fatto una gran bella prestazione, e analizzare tutto il essere condizionati dalla partita ultima, secondo me è un po' troppo esagerata. È una squadra che sta bene, Willy sta bene, Hernani sta bene, stanno bene, insomma, ma certo che può essere, ma già da tempo Willy è un giocatore che può essere preso in considerazione. E, facendo un confronto con la prima parte di stagione, abbiamo visto inizialmente, ad inizio campionato, un Parma che riusciva ad imprimere sin dai primissimi minuti il proprio gioco, riusciva a trovare il gol nel primo quarto d'ora e questo gli permetteva di gestire meglio la partita. Invece poi abbiamo visto, diciamo, una seconda parte di campionato, fine girone d'andata, inizio girone di ritorno, dove abbiamo faticato soprattutto ad inizio gara, abbiamo subito un po' gli avversari e poi invece abbiamo fatto dei grandissimi secondi tempi. Pensa che il fatto che la difficoltà del Parma ultimamente di trovare il gol nei minuti iniziali a livello psicologico pesa poi nell'arco dei 90 minuti? Ma io credo siano momenti, e quindi alcuni numeri sono veramente
bisognerebbe analizzarli poi nell'arco della stagione. Noi lavoriamo sempre con la stessa idea, quella voglia di voler imprimere il ritmo, di partire con il piede sull'acceleratore. Tante volte le cose sono evidenti, altre volte invece ci sono momenti in cui la partita non prende velocità, non prende ritmo, oppure una squadra che ha cambiato qualcosa, come può essere anche con la partita scorsa, e quindi anche conoscere il tipo di gara. Sono momenti, ma resta il fatto che comunque il nostro modo di lavorare, la voglia di voler fare la partita sin dall'inizio, non è mai cambiata. Guglielmo Trupo, Parma Today, Forza Parma. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Mancano ancora tante partite, però può essere questa decisiva non per la classifica, ma nello scatto mentale di una squadra che sa di avere l'opportunità di mettersi dietro una squadra forte, come ha detto lei. No, ma io credo che domani sia veramente un esame importante, perché il confronto è bello e quindi ci mette alla prova, ma la prova prima con noi stessi, con il gruppo, ognuno di noi si mette alla prova, e poi una prova contro una squadra che è una concorrente. E quindi al di là poi del discorso che i tre punti valgono sempre per ogni partita, però è evidente che domani credo proprio di sì, non è determinante, però è una bella prova per noi stessi, prima per noi stessi. L'ultima è da un po' di tempo che a Parma non si giocano partite così importanti, come diceva il collega in apertura, è un big match. Lei pensa che i suoi ragazzi siano pronti, e come li ha preparati mentalmente ad affrontare una sfida così? Senza voler mettere pressione, perché comunque è la classifica che lo dice. No, come dire, no, ma non, per me tutte le partite sono, perché valgono i tre punti. Io credo che nelle ultime partite in casa, al di là dell'Ascoli, per me era un big match, e con la Ternana, perché valgono tre punti. È chiaro che domani paradossalmente è molto più semplice, perché tutti sanno che comunque affrontiamo un avversario di valore, ma anche l'Ascoli, che poi si è dimostrato dopo un avversario di valore, la Ternana. Per me tutte le partite valgono, anche quando abbiamo affrontato il Palermo o altre squadre. Non ci sono partite di primo livello, secondo livello. Domani è sicuramente un bel esame. Stop. Andiamo oltre. Bene, grazie a tutti. Grazie a domani per Parma Venezia.